Oh, mister, un risultato striminzito ci condanna alla sconfitta, comunque una prestazione importante nonostante la squadra imbottita di Juniors, no? Sì, noi abbiamo iniziato il nostro nuovo ciclo da 2 giorni. Il presidente si è rimesso in gioco, ha rimesso in gioco tutto, società, comune, campo di gioco. E quindi bisogna dare tempo al direttore di ricimolare questi 5-6 giocatori importanti che comunque aspettiamo risposte da parte di tutti. Oggi sono paradossalmente dispiaciuto per il discorso del rigore, che è un rigore inesistente, che loro hanno una squadra strutturalmente messa bene, però aver giocato con 6-7 under e aver detto la nostra, abbiamo rischiato pure di pareggiare, mi fa stare un po' col bicchiere mezzo pieno in attesa dell'arrivo di questi 9 acquisti. Che inevitabilmente cambieranno lo scenario di questa classifica che oggi è deficitaria. Sì, vabbè, ma si sapeva, non sono questi, abbiamo iniziato di nuovo a fare allenamento da 2 giorni. Io dico sempre, la partita non è mai la domenica, ma è per come si prepara, per quello che riesce a fare durante la settimana e durante i microcicli che sono mensili. Quindi l'importante è che c'è la volontà da parte del presidente, è stato chiaro, di strutturare una squadra come si deve per cercare di raggiungere questa salvezza in rapporto nella crescita dei giovani e per quello che dobbiamo andare a fare in futuro.